ricerca del nuovo fucile. We don't care. Comunque, raga, vi giuro, aver fatto per 2 ore quella mappa di Only Up, ve lo giuro, c'ho mal di testa, ma mi credete su Dio? Cioè, credete, ho veramente mal di testa, raga. Mi è salito un mal di testa che manco Diamond Shower, cioè, capito, no? Cesso, buonasera. Come è stato? Sta bene? Questo rumore così ambiguo mi piace. Se me lo rubano, bestemmio! Sto stai sto vedendo! Ma da quando? Da quando i bot fightano? Ma questo è Bocelli Simulator! Chi vince, raga? Blu? Blu o lui? Blu o scuro? Chi vince? Ma finirà sto fight secondo voi? O si missano e basta? Ci lascia il signor Daniel. Bravo, fai così con le mani. Bravo, frate. Batti il 5. Ok, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Andiamo. Porco 2, raga. Altro che cecchino, sto qua è un pompa, letteralmente. Cesso. Ma spacca pure il legno subito, raga. Ma è fortissimo sto robo. Ma che è? Cioè, è sbroccato, raga, oggettivamente parlando. Ma posso fare doppio di sto pompa? Chiamiamolo pompa. È un cecchino. Cioè, è un cecchino, ma chiamiamolo pompa. Posso usare 2 volte lui? Ora lo provo. Ok, va bene. Morto. Va. Accidete. Raga, ce l'ho ora e viola. No, vabbè, è finita. Raga, no, è finita. Ve lo giuro, è finita. Le armi che usano munizioni pesanti infliggono danni da colpo alla testa maggiori? Aspetta. Le pesanti non sono quelle da cecchino, scusatemi. È finita. No, vabbè, raga, se faccio headshot ce l'ho. Cos'è? Lo one tap, gli one tap la madre. Vabbè. Raga, ma di che momento stai parlando? Ma questa è l'arma più forte di sempre in assoluto. Oltre al fatto che esteticamente è bellissima. Ma questo non può essere considerato un cecchino. Questo è considerato tutto. Cecchino, R, tutto. Pompa, cos'è? È un mix, tipo. Porca puttana. Andiamo a vedere se c'è del loot, raga. Queste tanto le prendiamo. Per avere giusto un po' di cura in più. Dove è morto il Fradom? Qua? Wait for me, baby! Ma pure prendere i muri, nastro...
Dai, raga, è l'arma più bella della vita. Cioè, ma di che stiamo parlando? È bellissima. Un po' sbroccata. È l'unica arma che sta facendo veramente a Martina. Per forza. A me non arma nuova in questo capitolo. Hanno messo il cannone che ti giuro, cioè, boh. Anche perché aveva ruotato la scala, tipo la scala in mattone in ferro, quindi. Perché? Dai, la stessa che vedete. Dai. Vabbè, raga, ma di che stiamo parlando? What the fuck is going on? Cioè, è un trattore sto roba, raga, è un trattore. Arrivederci! Vabbè, raga, ma che c***o è? Ma non ha... Cioè, spacca tutto, raga. Hanno nerfato l'heavy shotgun e hanno messo questo qua che rompe le strutture in un secondo. Ma what the fuck? E in più... Non solo hanno messo st'arma, hanno pure messo il perk nuovo che quando fai headshot fa molto più danno. Cioè, io ho fatto tipo 140 in head a quello là. 140 in head e 80 in body. Cioè, 80 in body è tantissimo. 80 in body è out of mind. Però posso dire a mani basse che è l'arma più divertente che abbiano messo nell'ultimo periodo, visto che hanno fatto letteralmente la season nuova, che hanno riciclato 3 armi vecchie. Il fucile a frittella era l'unico un po' carino, che mi piace. Almeno hanno messo una roba effettivamente nuova, innovativa, perché le mitragliette sono riciclate, l'MK7 è riciclato. Vabbè, il cannone di Transformers non commento neanche, perché tanto c'è, nel senso, vabbè, non commento. Bellissimo. Veramente figa sta arma, oh. Bella, bella, bella. Mi è piaciuto un tot. Sì, di avere anche una buona mira, ovvio. Però, se tipo c'è un player dietro un muro, tu non devi prendere lui preciso. Puoi sparare anche un po' per terra e comunque fa l'esplosione. Quindi comunque il danno di esplosione gli arriva. Che però ho notato che il danno di esplosione è differente rispetto al danno se lo prendi veramente in body. Perché in body ho visto che gli fai 80, ma se prendi tipo per terra con l'esplosione gli facevi tipo 40 di splash damage. Quindi era tipo 39/40 di danno di esplosione, 80 in body e 139 in head. Tantissimo. Cioè comunque il fatto anche che puoi sparare a fianco al muro implica il fatto che lui deve per forza obbligatoriamente farsi un full box, perché sennò non va. Chia, bellissima. Porco due, bellissima sta arma.